pensa alla grande, sii ottimista, non dare mai segni di debolezza, mira sempre dritto alla gola, compra poco e vendi a molto. La paura è un problema che non ti riguarda. Nessuna esperienza precedente può averti preparato per assistere alla carneficina a cui assisterai fra poco. Ok. La finale di baseball, le Olimpiadi, quella tensione era niente al confronto. In questo palazzo uccidi o vieni ucciso. Sì. In trincea non si fanno amici e non si prendono prigionieri. Niente prigionieri. Tu entri avendo mezzo milione in germogli di soia e un attimo dopo i tuoi figli non hanno più neanche le scarpe. Mi segui? Sì, li dobbiamo uccidere quei figli di puttana! Li dobbiamo massacrare! Vogliamo che le compri più succo d'arancia possibile nel momento in cui apri il mercato, Wilson. Non si preoccupi se il prezzo comincia a salire. Lei continui a comprare. Ma il rapporto del raccolto verrà diffuso fra un'ora e se per caso dovesse... Lasci che ci preoccupiamo noi, Wilson. Sì, signore. Questo è l'ultimo bastione del capitalismo rimasto sulla terra. Qui a New York si vende e si compra tutto. Oro, argento, platino, gasolio, propano, carburanti vari, zucchero e cacao. E naturalmente succo d'arancia concentrato e surgelato. Vedi quelli là ai telefoni? Stanno ricevendo ordinazioni dagli agenti per i beni di consumo di tutto il mondo. Dopodiché i galoppini consegnano le loro ordinazioni ai vari negoziatori. Stanno trattando la vendita del cotone. E quella è la zona dell'argento. Il rappresentante dei Duke comprerà come un forsennato subito dopo l'apertura. E noi aspettiamo che sia salito il prezzo. Esatto. Pensa che faccia faranno Randolph e Mortimer quando trasmetteranno il vero rapporto sul raccolto. Il mercato del succo d'arancia apre alle 9. Forza, diamoci da fare. Andiamo. Compro a 102. Sta scendendo. Qualcosa non va. Dov'è Wilson? Vendo! Cosa ci fanno quei due laggiù? Stanno vendendo, Mortimer. Ma è ridicolo! Almeno chi quel nostro rapporto? Che Dio ci scampi! Tutto quanto, brutto stronzo! Dobbiamo raggiungere Wilson e dirgli di vendere! Signore e signori, le stime del raccolto delle arance per il prossimo anno. Dopo aver esaminato le stime giunteci dai vari stati produttori di arance,
abbiamo tratto la seguente conclusione. L'inverno rigido non sembra aver compromesso il raccolto delle arance. Sì, 200, 200. 100. Grazie, bene. Ehi, amico, 5 per me, 5, 5, okay, 5, 5, 5, okay. 5. Buon anno, signori! Winter, Valentine. Ehi, come vi ha buttato oggi? Come hai potuto farci questo dopo tutto quello che abbiamo fatto per te? Ah, ho fatto una scommessa con lui, Squee. Lui si è scommesso che noi non potevamo diventare ricchi e mandare voi due all'ospizio dei poveri. Non credeva di poterci riuscire. E invece ho vinto. E io ho perso. Un dollaro. Ah, grazie, Luis. Dopo di te. Grazie. Il mercato è chiuso, signori. Senta, non si aspetterà. Lei conosce il regolamento del mercato, signor Duke. Tutti i conti devono essere regolati alla fine della giornata di contrattazione, senza alcuna eccezione. Lei sa benissimo che noi non abbiamo 394 milioni di dollari in contanti. Sono spiacente, miei cari. Metta in vendita gli accreditamenti della Duke & Duke immediatamente. Blocchi tutte le rendite degli agenti Duke & Duke, nonché i beni personali di Randolph e Mortimer Duke. Oh mio Dio, siamo rovinati. Oh. Questo è un oltraggio. Io pretendo un'inchiesta formale. Non può vendere i nostri accreditamenti. C'è sempre stato un Duke sul mercato da quando è stato fondato. L'abbiamo fondato noi il mercato. È nostro. Appartiene a noi. Oddio. Mortimer, suo fratello non sta bene. Chiami un'ambulanza. Che vada a farsi fottere. Adesso apra le orecchie. Voglio che il mercato venga riaperto adesso. Ritrascini qui dentro tutti gli agenti. Rimetta subito in funzione quelle macchine. Rimetta subito in funzione quelle macchine.